Salve a tutti amici dal vostro Mario Balì del canale Assi e Bilancieri. Allora, per dare un po' di verve al canale, stavo pensando ad una rubrica con voi. Visto che l'orologeria, e come dico sempre sul mio canale, tutti gli orologi hanno una storia da raccontare, oltre a quella che potrebbe essere la storia dell'orologio in sé, per quanto riguarda la tecnica, per quanto riguarda ciò che l'ha reso famoso o a chi potrebbe essere appartenuto, volevo inaugurare insieme a voi una rubrica. Siccome siamo oltre 7200, quindi ci può essere, come dire, è una rubrica che può avere seguito, volevo provare con voi a fare questo tipo di format, facendolo una volta a settimana. Allora, è un format che si è visto già su altri canali, sono sincero. Però io vorrei farlo un pochino diverso. Lo sapete che sono per certi versi anticonformista, cerco di portare dei contenuti, diciamo, un po' diversi da quelli che sono la maggior parte degli youtuber, e quindi volevo fare questo format insieme a voi. Praticamente potreste mandarmi mail all'indirizzo che vedete in descrizione, oppure anche sul mio contatto WhatsApp che vedete apparire qui sotto, come dire, dirmi la storia di un vostro orologio. Potrebbe essere l'orologio che vi hanno regalato in un'occasione importante, potrebbe essere l'orologio che, non lo so, vi ha regalato la vostra fidanzata, potrebbe essere l'orologio che vi ha regalato il vostro papà, oppure l'orologio che vi lega a una particolare parte della vostra vita. Potrebbe essere una bella storia, oppure anche un orologio che, come dire, vi ha tirato fuori da una situazione un po' impacciata. Io ho raccontato qualche volta che avevo un amico che in pratica lavorava a bordo di una nave, è scoppiato un incendio e lui è rimasto chiuso con il braccio dentro una porta stagna. Sapete che quelle porte lì, una volta che praticamente si sono avviate automaticamente, non c'è verso di aprirle, e lui, diciamo, che è riuscito a tirare, diciamo, presto il braccio, e il vetro gli si è segnato, e lui diceva che il suo braccio era salvo, la sua mano era salva grazie al vetro dell'orologio. Neanche a farlo apposta, era un Rolex Datejust, però questo, vabbè, è un altro discorso. Però è una storia molto carina, molto interessante. Format che vi interessa, potete scrivermi le vostre esperienze alla mail che vi allego in calce, che vi metto qui sotto, assebilancieri@gmail.com. L'ho separata un pochino dalla mail legata al canale per evitare di ingolfare quella legata al canale, quindi potete mandarmi le vostre storie all'indirizzo assebilancieri@gmail.com. Tra queste esperienze possono esserci, come dicevamo, le vostre storie e anche le vostre esperienze di acquisto barra riparazione assistenza. Quindi, se un'assistenza è stata corretta, me lo segnalate e lo raccontiamo. Se avete avuto un'esperienza di assistenza scorretta, che non è stata in grado di, come dire, risolvere il vostro problema, me lo dite e lo citeremo, e anche l'esperienza d'acquisto, se è stata felice, infelice, come vi siete trovati, diciamo, con quel determinato orologio, può essere qualcosa che può arricchire tutti e può servire, quindi sarà molto bello. Per il nome del format lascio a voi nei commenti decidere quale volete dare, quindi quello che mi sembrerà più simpatico, più carino, lo sceglieremo insieme. Quindi vi do, come dire, questo onere, vi chiedo questo favore di scegliere voi personalmente il nome del format, e poi lo applicheremo e vedremo insieme, non so, il sabato, il mercoledì, la domenica, magari ne parlerò in un video specifico. Va bene? Mi auguro di dover scegliere, ok? Però cercherò poi di postare tutti i contenuti. Vi ho fatto questo breve video proprio per dirvi questo, solo che ho una storia da raccontare, può essere raccontato. Altra cosa importante, seguitemi anche sulla pagina Instagram, siamo circa 540, punto ad avere almeno gli stessi iscritti del canale. Sarebbe una cosa carina, bella, perché lì posto l'orologio che più o meno mi accompagna tutti i giorni, più qualche lavoro che riesco a fare nel poco tempo che ho a disposizione. Bene, non mi resta che lasciarvi il nome della mia pagina Instagram, trovate qui sotto, ormai il mio gesto è diventato famoso, e ci vediamo al più presto sempre con nuovi contenuti. Va bene? Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti da Mario Bolì.